Dopo il video di lunedì dove vi annunciai che la rissa durante il release party dell'album di Tony F fu per Fedez e Diego Nasca, tutte quante le testate giornalistiche italiane hanno confermato la cosa. Ma ci sono anche due dettagli molto importanti da aggiungere, ovvero le motivazioni. Secondo alcuni, infatti, il tutto sembrerebbe essere partito dal commento di Diego Nasca sotto al posto di assessore. Per chi si fosse perso la vicenda, ve la riassumerò in breve. Assessore è un ragazzo che su Instagram ha memato sui figli di Fedez e sul suo divorzio con Chiara Ferragni. Fedez gli ha scritto molto innervosito dicendogli di incontrarsi di persona e di risolverla da uomini. Diego Nasca commenta questo post con un'emoji animata di lui che sputa l'acqua, ma non è un insulto ai figli o un appoggiare quello che scrive assessore, è semplicemente una faccia sorpresa di vedere un personaggio del calibro di Fedez scrivere certe cose. Mentre invece l'altra teoria è un po' più oscura ed è quella di Dago Spia, una testata che da anni rivela informazioni esclusive sul mondo del gossip, principalmente un po' più sulla parte da boomer, che alla fine dell'articolo va a mettere un riferimento su Chiara Ferragni. Ora, premesso che non c'entra niente con tutto ciò che era stato scritto prima durante l'articolo, sembra molto una di quelle frasi come a dire: sappiamo qualcosa ma non lo possiamo dire se no veniamo denunciati, anche perché tirare fuori Chiara Ferragni così a caso non avrebbe senso. E quindi tira fuori questo punto di domanda: c'entra Chiara Ferragni nel litigio fra Fedez e Diego Nasca? In che modo? Per il momento possiamo limitarci solamente a ragionarci e eventualmente scrivetemi qui sotto con un commento secondo voi cosa può essere successo fra i tre. Noi ci vediamo un prossimo video lì allo studio.